Sì, i consiglieri del centro-est ci hanno chiesto di 15 giorni in più per leggere questa relazione, che è una relazione corposa. Forse anche per la disabitudine di questo consiglio regionale a terminare le commissioni d'inchiesta con una relazione, come prevede lo statuto, ci sono state tante commissioni che non hanno mai terminato il proprio lavoro. Quindi questa è la prima volta che una commissione d'inchiesta termina il proprio lavoro con 146 cartelle, ma anche con una documentazione che è allegata e che fa parte integrante, che è veramente voluminosa e che è complessa, perché è complesso il sito di interesse nazionale di Bussi, che si chiama così, ma che in realtà riguarda 11 comuni e 232 ettari, e a 13 anni dalla prima perimetrazione del 2008, ancora oggi non si è neanche definita con certezza qual è la perimetrazione. Quindi c'è veramente tanto da fare. Proprio perché c'è tanto da fare, chi deve fare è la giunta che attualmente c'è in regione, insieme naturalmente al ministero. È utile e opportuno che tutti quanti leggano questa relazione e che se ne possa discutere in maniera aperta e propositiva già nel prossimo Consiglio regionale. Dopo questa relazione, cosa potrebbe e cosa dovrebbe accadere, Blasio? Una marea di lavoro, perché una marea di lavoro è quello che aspetta la giunta regionale e il ministero, perché tanto 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 non è stato fatto. È vero che durante il momento di questa commissione, durante i lavori di questa commissione, sono stati portati a casa tantissimi risultati. Ne dico uno: il capping delle 2A e 2B, che dovevano essere fatti, diciamo, dopo 48 ore della scoperta nel 2003-2004, in realtà è stata fatta soltanto in questi mesi da Edison, cioè dal soggetto inquinatore, per il principio del chi inquina paga, che in Abruzzo ha avuto un suo perché. Ora, il 13 maggio naturalmente ci sarà l'udienza importante nel Consiglio di Stato per quanto riguarda l'aggiudicazione del progetto Goio da parte del Ministero. Quindi, insomma, tra la prossima commissione, prima ci sarà questa udienza del 13 maggio, e poi c'è tantissimo lavoro da fare anche per tutte quelle aree che sono a valle della Tremonti e prima di Piano d'Orta. E poi c'è il problema di Piano d'Orta di Bolognano, dove è partito un lotto della bonifica e si deve risolvere il problema della vecchia sede di Montecatini, attualmente in proprietà della Moligean.